stasera il senso profondo della presentazione di Gesù al Tempio. Quale riflesso ha per noi questa festa? E perché anche noi siamo coinvolti? Anche noi siamo stati presentati al Tempio? Siamo stati anzi consacrati a Dio nel battesimo e apparteniamo al Signore. Secondo la legge antica, no, se siediamo. Secondo la legge antica, o meglio, secondo la rivelazione più che legge, tutto appartiene a Dio, tutto. Anche l'uomo appartiene a Dio. Gli alberi dei campi appartengono a Dio. Così anche gli animali appartengono a Dio. Così l'uomo appartiene a Dio. E allora, ecco, così diceva il Signore. Per inculcare il senso dell'appartenenza, i primi frutti di un albero erano di Dio. Primo, secondo, terzo anno non si potevano raccogliere i frutti degli alberi. I primi frutti degli alberi. Soltanto il quarto anno si potevano cogliere i frutti perché appartenevano all'uomo. Ma per i primi 3 anni i frutti appartenevano a Dio. Per quanto riguarda gli animali, i primogeniti appartengono al Signore, per cui bisognava sacrificare il primo parto delle pecore, il primo parto dei buoi, delle vacche. Tutti i primi frutti appartengono al Signore. Così anche dell'uomo. Il primogenito appartiene a Dio. Ma non si poteva uccidere, sacrificare a Dio l'uomo. E allora il Signore esigeva il contraccambio ed era la sostituzione. La sostituzione dei primogeniti con una pecora, con un capro da offrire a Dio in sacrificio, oppure per i più poveri si doveva riscattare il primogenito dando il compenso a Dio per il riscatto, offrendo un paio di colombe, un paio di tortore, poco importa l'entità, però simbolicamente questo significava che il primogenito era di Dio, il primo nato da una coppia era di Dio. Come i frutti della terra, i primi frutti sono di Dio, degli animali i primogeniti sono di Dio, così anche degli uomini, i primi uomini, i primi nati sono di Dio. Questo riusciva ad inculcare l'appartenenza a Dio. Cioè tutto appartiene al Signore e tutto è dono del Signore. Se questo valeva nel Vecchio Testamento, tanto più vale nel Nuovo Testamento. Una volta che noi siamo in Cristo Gesù e noi nel battesimo siamo membri di Cristo Gesù e Cristo Gesù è del Padre e di Dio, tutti apparteniamo al Signore. E allora noi siamo come i primogeniti appartenenti a Dio. Ricordate il bellissimo testo di Paolo, meglio della lettera agli Ebrei, capitolo 12, dove è detto che noi siamo stati iscritti proprio nel libro dei primogeniti di Dio. I primogeniti sono del Signore,
siamo consacrati al Signore. E allora dobbiamo maturare in noi questo senso dell'appartenenza a Dio. Non siamo più di noi, ma siamo di Dio. Siamo i primogeniti iscritti nell'albo di coloro che sono stati portati alla perfezione. Siamo di Dio, siamo per Dio e siamo in Dio. Questo è il senso che tante volte troviamo nelle particelle del Nuovo Testamento, soprattutto in Paolo, essere di Cristo, tu Cristo, essere in Cristo, en Cristo, essere per Cristo. Ecco, siamo per Cristo, siamo per Dio, siamo in Dio, siamo di Dio. Tutto questo serve a inculcare il senso che noi non ci apparteniamo, siamo spossessati, siamo usciti da noi, siamo stati sradicati dalla vecchia natura umana, siamo stati piantati in Cristo come creature nuove. Se noi viviamo questa realtà è un'idea forza per dire che una volta che noi siamo di Dio, apparteniamo a Lui, dobbiamo fare gli interessi di Lui, che noi non ci apparteniamo e non possiamo vivere in noi e per noi. Non dobbiamo procurare la nostra gloria, ma la gloria di Dio, perché per Lui siamo stati fatti. Allora ha senso quel bellissimo introito, diciamo, alla liturgia della lettera agli Efesini, il prologo, dove è detto che noi, benedetto Dio, che ci ha scelti in Cristo Gesù fin dalla costituzione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto, per essere lode della sua gloria. Dobbiamo vivere questa realtà. Noi non siamo per noi, come non siamo di noi, ma siamo di Dio e siamo per Dio. E siamo stati chiamati fin dall'eternità ad essere lode della sua gloria. Per questo dobbiamo essere santi e immacolati al suo cospetto, perché siamo appartenenti al Santo. Siate santi perché io sono santo. Chiediamo al Signore questa sera, così, la coscienza di questa realtà, perché la viviamo, ed è diversa la nostra vita, sarà diversa la nostra vita, quando sappiamo che la nostra vita non è la nostra, ma è la vita di Cristo in noi, che viviamo in Cristo per Cristo, anziché la vita nostra è quella stessa di Cristo, perché siamo il suo mistico corpo, e che pertanto tutti dobbiamo collaborare insieme per la gloria di Dio, come Cristo per la gloria di Dio suo Padre, così tutti noi in Cristo, corpo di Cristo, obbedendo al capo che è Cristo, dobbiamo lavorare insieme per la gloria di Dio e condurre una vita diversa, la vita del Cristo, perché la vita del Cristo dà la gloria al Padre. Amen. Questa sera e la gioia riempie il nostro cuore, appunto perché noi ti apparteniamo. È scritto: nessuno inodi la propria carne. Signore, noi siamo la tua carne e per questo tu ci ami, perché siamo la tua carne, ti apparteniamo. È scritto in Romani 8:1, non c'è nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, e questo ci riempie di gioia. Non siamo più dei condannati, perché apparteniamo a te. Ed è scritto ancora: sia che io viva, sia che io muoia,
sono di Cristo Gesù. Chiunque è in Cristo Gesù è una creatura nuova. Signore, tutto questo mi riempie di gioia, perché sono sicuro che Tu mi ami, che Tu mi custodisci, che Tu non mi condanni, che Tu hai cura di me, che io sono Tuo e Tu ti prendi cura di me. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore, perché Ti apparteniamo. Perché sono nate cose nuove, la nostra novità è in Cristo. Signore, fa che camminiamo nella nuova vita, come Tu ci dici qui nel testo di Prima ai Corinzi, capitolo 2. Ecco, ed è per Lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale per opere di Dio è diventate per noi sapienza, giustizia, santificazione, redenzione, perché, come sta scritto, chi si vanti nel Signore. Signore, se siamo in Cristo Gesù, Gesù per noi è giustificazione, sapienza, redenzione, per cui il nostro vanto è Cristo Signore, l'essere di Lui, l'essere in Lui. Cristo Signore vale per tutti noi, il nostro vanto è Lui. Signore, Ti chiediamo di vivere questa realtà e di essere sempre questa gioia, in modo che siamo tutti consolati. Lode e gloria a Te, Signore. La gloria del Signore è scesa in questo Tempio Santo, fratelli e sorelle. Allora benediciamo il Signore. A riflettere e a ricostruire il Tempio nella nostra vita. E se noi lo ricostruiamo con il materiale che ci dà il Signore, la gloria di questo Tempio sarà meravigliosa, perché risplenderà l'opera del Signore dentro di noi. Signore, Ti chiediamo di ricostruire ciascuno di noi il Tuo Tempio, che tutti diventiamo il Tuo Tempio, tutti insieme diventiamo il Tuo Tempio, e che ognuno di noi sia pure il Tuo Tempio, Signore, perché si manifesti la vita di Cristo Signore in noi, la gloria del Padre in ciascuno di noi, la gloria di Dio riempie il Suo Santo Tempio, noi cantiamo. La Tua gloria, Signore, riempie il Tempio dell'anima nostra, della nostra vita, del nostro gruppo. Fa, oh Signore, che la gloria di questo gruppo e la gloria di ciascuno di noi sia più grande di quella di prima. E Tu vuoi che noi lavoriamo in questo senso, e che saliamo sul monte della preghiera per prendere da Te il materiale di costruzione. Fa che la preghiera sia costruttiva della nostra vita. Lode e gloria a Te, Signore. Confermo e condivido. Tempio dello Spirito Santo che voi e che avete da Dio e che non appartenete a voi stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Signore, Tu ci dici che ciascuno di noi è Tempio del Signore e che ognuno di noi deve glorificare Dio nel proprio corpo, che deve diventare casa di preghiera. Signore, Ti chiediamo stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Signore, Tu ci dici che ciascuno di noi è Tempio del Signore e che ognuno di noi deve glorificare Dio nel proprio corpo, che deve diventare e che avete da Dio e che non appartenete a voi stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio
nel vostro corpo. Signore, tu ci dici che ciascuno di noi è tempio del Signore e che ognuno di noi deve glorificare Dio nel proprio corpo, che deve diventare casa di preghiera. Signore, ti chiediamo che questo tempio che abbiamo non da noi ma da te, che è stato costruito con legname nuovo che tu ci dai dalla montagna, ti chiediamo, Signore, che questo tempio che è per la tua gloria sia riempito della tua presenza e che noi ti glorifichiamo nel nostro corpo, ti glorifichiamo e che la nostra vita sia una vita di preghiera, che tutte le membra nostre siano una continua preghiera, e ti chiediamo che il nostro gruppo sia veramente un tempio dello Spirito Santo, dove si possa pregare, dove risuona la lode del Signore. Lode e gloria a te, Signore. Portateli come figli di Dio, delettissimi. Signore, noi siamo stati ricomprati non con oro o con argento, ma col sangue del Figlio di Dio. E pertanto, una volta che apparteniamo a Lui, dobbiamo comportarci come figli di Dio. Signore, ti chiediamo che la vita tua di figlio di Dio, o Gesù, sia anche la nostra vita, e come tu sei la gloria del Padre, così anche noi diventiamo gloria tua e gloria del Padre. Lode e gloria a te, Signore. Io sentivo questo. Vi ho dette queste cose perché abbiate in voi la gioia e la vostra gioia sia piena. Signore, tu vuoi che noi gioiamo e gioiamo di te, gioiamo tra di noi, gioiamo per te, o Signore, che noi giubiliamo. Signore, ti chiediamo di rintrodurre dentro il nostro tempio, che è il gruppo che ti appartiene, la gioia di cantare, la gioia di celebrare le tue lodi, la gioia di incontrarci gli uni con gli altri, la gioia di vedere la luce del tuo volto nel volto del fratello. Fa, o Signore, che noi sentiamo di nuovo la gioia di stare qui, di venire qui, di cantare qui, di pregare qui. Fa che questo luogo sia un luogo di gioia, un luogo di gioia. Alleluia, alleluia, alleluia. Canto numero 309.